conosco il dottor Ragucci da un'esperienza mia lavorativa nell'ente in cui il dottore presta la sua opera lavorativa. Durante la mia esperienza lavorativa ho incontrato diversi ambienti, diverse, dal mondo Unix al mondo Microsoft e ovviamente al mondo Linux, che ho conosciuto durante la mia esperienza universitaria alla facoltà di scienze dell'Università di Zagreb. Effettivamente su Linux si possono fare tante cose. L'aspetto che, diciamo, che mi ha sempre interessato è l'aspetto della sicurezza informatica, soprattutto nella sua, diciamo, nella sua possibilità di innesto nelle varie sfaccettature che si possono, diciamo, incontrare durante la propria attività. Sicuramente esistono tanti aspetti della sicurezza che non possono essere ovviamente qui per una questione di tempo elencati. Quando si parla di sicurezza nel mondo informatico non si può non parlare di firewall. Che cosa è un firewall? Un firewall è un oggetto che può essere sia hardware che software che viene introdotto all'interno di un network per andare a impedire determinate azioni, dalle più complesse alle più semplici. Si può impedire per esempio di scaricare determinate cose, di impedire l'accesso agli server FTP a determinati siti, integrandolo magari rispetto con Linux con altre, diciamo, caratteristiche di questo sistema operativo. Esistono vari firewall commerciali, non commerciali, quindi a pagamento, che si possono utilizzare per scopi commerciali ma che sono free, quindi facciamo una precisazione che ha fatto il signore Dio. Nel nostro caso specifico del Comune di Avellino, avendo poche risorse economiche a disposizione, cosa si è pensato di fare? Certamente non di installare Windows come firewall, né tantomeno abbiamo avuto la possibilità di introdurre altri firewall commerciali, anch'essi utilizzano una versione di Linux estremamente customizzata. Avevamo pensato per esempio ad Astaro in quel contesto, che è una versione, diciamo, di firewall che lavora a livello 3, a livello 4, a livello 6, 7 della pila ISO, che ha una versione di Linux che è customizzata, poiché offre servizi poi di alta affidabilità, di un filtering. Viene richiesto, diciamo, un pagamento di una licenza. Noi questo non ce lo potevamo permettere, avevamo a disposizione due PC, potevamo al massimo comprare alcune schede di rete. E che cosa avevamo pensato di fare? Di installare il Linux, precisamente la versione Ubuntu, a suo tempo, prima di vari aggiornamenti del kernel, era la 10.10, se non ricordo male, adesso non siamo arrivati alla 11.10 di installazione. E che cosa abbiamo detto? Mettiamoci un bel sistema operativo su un PC Intel di un processore all'incirca di 2 GHz di frequenza. Abbiamo comprato 4 schede di rete e abbiamo pensato di mettere un firewall con Ubuntu sopra, abilitando il framework filter, che è la parte del kernel di Linux che si occupa di gestire la parte di firewall, quindi di NAT e quant'altro. E abbiamo utilizzato come interfaccia utente l'istruzione, il comando ipt-ripples. Però avevamo il problema della affidabilità, dell'alta affidabilità, ossia che cosa? Se per qualsiasi motivo, perché non avevamo un controller, la possibilità di acquistare un controller, dei dischi ridondati, allora, se va giù il firewall si blocca tutto l'ente, e non era una cosa praticabile. Allora, cosa abbiamo pensato? Di utilizzare alcuni meccanismi per realizzare un'alta affidabilità con i ipt-ripples, e abbiamo preso un altro PC sempre, diciamo, a costo zero, se non acquisto di un paio di schede di rete, e abbiamo realizzato un'architettura di alta affidabilità. Come l'abbiamo pensata? L'abbiamo pensata utilizzando due software, sempre con licenze di Linux, quindi open, che
installati su, in maniera estremamente banale, su Ubuntu, hanno permesso di realizzare questa architettura. Allora, quindi, come vedete dallo schermo, questa riassume a livello layer 2, ossia a livello, diciamo, in connessione fisica, la struttura del comando di Arduino. Abbiamo praticamente un firewall, due firewall che sono collegati a loro in maniera dedicata, quindi un'interfaccia di rete dedicata, quella che voi vedete qui come HTTP, e poi ci sono tre altre interfacce che danno i servizi a loro: l'interfaccia ETH0 che noi chiamiamo Inside, l'interfaccia ETH1 che noi chiamiamo DMZ, ossia zona delinterizzata, dove vengono esposti alcuni servizi del comune che vengono erogati per l'utenza esterna, e poi c'è un'altra interfaccia, ETH2, che abbiamo chiamato Upside, che è quella che è collegata alla connettività del provider, quella che ci fornisce internet.